Sì, ma molto molto breve perché poi lasciamo spazio al tecnico. Per chi non ha partecipato alle precedenti puntate, i webinar rientrano all'interno di un programma di attività che svolgiamo ormai da anni all'interno dell'università, col Centro di Ricerca Opera e nei progetti che effettuiamo anche col Ministero in particolare. Indirizzati alla sostenibilità. In questa serie di webinar, noi ci, anche nel futuro, ci dedicheremo sempre più agli aspetti pratici, quindi all'implementazione dei miglioramenti da realizzare all'interno delle aziende. Quindi, compito mio, in collaborazione con Francesco, con Minidea di InfoWine, di invitare gli esperti, riportare esperienze pratiche in maniera tale da stimolare non solo la discussione, il dialogo, ma soprattutto la riflessione su cose che praticamente possono essere fatte in azienda. È chiaro che gli esperti tecnici hanno sempre una scala spazio-temporale, soprattutto spaziale, che è quella che è relativa alle località in cui operano. Matteo, infatti, è già atipico perché, pur essendo piemontese, ha esperienze anche internazionali sull'argomento specifico del webinar di oggi, però l'idea è quella di chiaramente di stimolare, di, come si dice tecnicamente, licitare per la discussione e le riflessioni, perché quello di cui abbiamo bisogno oggi, sia per chi sta seguendo dei programmi di sostenibilità protocollari, penso alle certificazioni di sostenibilità Viva, se non Equalitas, ma anche chi sta conducendo attività che sono sempre inerenti alla sostenibilità, ma non necessariamente disciplinate da delle certificazioni, è fondamentale questo dialogo e soprattutto avere un advising che sia libero, gratuito, in maniera tale da coinvolgere e autocoinvolgersi. Quindi tutto qui oggi parliamo di strategie, entreremo nel merito di una difesa che però anche qui molto trasversale, perché le esperienze che riporterà Matteo non sono necessariamente indirizzate a un tipo di viticoltura che è tradizionale se non integrata, ma che chiaramente può avere delle ricadute riflessive anche su chi opera con modalità diverse. Penso al biodinamico, penso al biologico, penso a chi produce vini naturali, chi è particolarmente interessato a comparti ambientali specifici, in particolare praticamente la relazione suolo-pianta. Tutto qui smetto, che sennò continuo a chiacchierare e lascio la parola a Matteo. Matteo è un carissimo amico, io lo conosco da un sacco di anni, ma proprio tantissimi. E non c'è la barba come la mia, non c'ha neanche i capelli come i miei, ma è veramente un grande amico e mi ha insegnato anche tante cose. Penso che abbiamo avuto sempre dei confronti molto, molto costruttivi. Benissimo, Matteo. Apparteniamo anche a università diverse. Matteo poi è coinvolto anche in uno spin-off, una startup. Quindi grazie, non fa soltanto docenza all'università, ma grazie alle sue attività di consulenza, oltre che quelle di ricerca e di terza missione classica dell'università, quindi ha una grande esperienza. Va bene, Matteo, ti ho fatto una buona presentazione, sì. È Grazie, grazie, un grande lettore, Matteo, quindi non è assolutamente il classico consulente che legge soltanto le cose inerenti grazie. Sono contento. alla sua attività pratica e professionale. Grazie, Vado, 40 minuti circa. Matteo. Sì, perfetto, Matteo. Vai pure, prova ad andare a schermo intero, che ti confermo se si vede tutto bene. Ettore, tu puoi togliere webcam e microfono. Va Vai, bene? perfetto. Ti Va vediamo e ci bene? sentiamo. Buon webinar a tutti. D'accordo. Allora, come diceva il professor Capri, porterò sicuramente l'esperienza piemontese. Vedete che questa serie di webinar è collegata a questo progetto Vita, che si sta concludendo in questi giorni. È un progetto triennale che abbiamo portato avanti in Piemonte. Il capofila del progetto era il consorzio dei Colli Tortonesi, ma insomma erano coinvolte anche aziende di Langa, del Roero, eccetera. Quindi è stata un'azione, un'attività di vasto respiro che ha coinvolto gran parte del Basso Piemonte.
Quindi porterò sicuramente l'esperienza legata a questo progetto, però cercheremo poi, magari con le domande oppure anche se riesco durante la presentazione, ad ampliare il discorso, quindi andare in una direzione un pochino più ampia. Cioè come migliorare la sostenibilità nella difesa integrata. Noi abbiamo fatto in questi 3 anni di lavoro, abbiamo portato avanti diversi obiettivi. Uno degli obiettivi sicuramente era quello di migliorare la performance di sostenibilità delle aziende e dei territori coinvolti, perché poi da questa attività viene fuori un protocollo di sostenibilità specifico per i colli tortonesi, di cui vi parlerà la dottoressa De Isvaldi lunedì prossimo, nel prossimo webinar. Nell'ambito di questa attività di migliorare la sostenibilità, abbiamo fatto attività di formazione per le aziende coinvolte e non solo, perché le aziende coinvolte erano 6 aziende dei Colli Tortonesi, 5 tra Langhe e Roero, più tutti i soci della cantina di Tortona, quindi il numero delle aziende coinvolte in realtà era molto grande. Abbiamo come primo obiettivo quindi cercato di formare gli operatori per abituarli, perché questa è una cosa che spesso manca, abituarli alla raccolta dei dati, soprattutto nelle piccole aziende, non c'è il personale dedicato, quindi raccogliere i dati, crearsi una memoria storica, insomma, un database di tutto quello che succede nell'azienda è spesso complicato. Quindi una prima attività è stata questa e sulla base di questo abbiamo portato tutte le aziende coinvolte alla certificazione SQNP. Portare la certificazione vuol dire sottoporsi ad un controllo, di conseguenza vuol dire abituare. Veramente è stato un lavoro notevole questo, non soltanto nostro, ma di tutti i partner coinvolti, abituare a raccogliere i dati, come si diceva. E poi abbiamo portato le aziende della cantina di Tortona, hanno già fatto la certificazione viva, tutte le altre aziende le abbiamo portate fino alla certificazione. La certificazione, se le aziende lo vorranno, visto che sarà a carico loro, sarà successiva al progetto. Noi però abbiamo completato la documentazione necessaria, quindi tutte le aziende sono potenzialmente in grado di accedere alla certificazione viva. Perché viva e non qualche altro standard di sostenibilità? Perché questi progetti PSR, come sapete, sono partiti non 3 anni fa, ma in realtà la prima attività è partita molto prima e di conseguenza, quando siamo partiti, in realtà Equalitas praticamente non esisteva sul mercato. L'unico standard veramente importante sul mercato in quel momento era Viva. E poi, come diceva prima il professor Capri, ci conosciamo da diversi anni, ma ci conosciamo da diversi anni perché siamo nati con Viva, la nostra conoscenza è nata con Viva. E di conseguenza, via via abbiamo poi approfondito in altri settori, eccetera. Però siamo nati lì e quindi insomma abbiamo un certo legame con questa certificazione. Per quanto riguarda specificamente il tema di questa sera, tutti gli standard di sostenibilità, in particolare quelli che consideriamo, cioè SQNP e Viva, danno una grande importanza alla gestione del suolo e una grande importanza alla riduzione dell'utilizzo dei prodotti per la difesa del vigneto. Non è banale questo, perché in realtà questi sono due discorsi connessi, sono due discorsi uniti tra di loro, che sono praticamente due facce della stessa medaglia, nel senso che tutti noi sappiamo molto bene che la microflora del suolo è estremamente importante, ha un ruolo importante perché migliora l'attività radicale, crea un ambiente in cui le radici stanno meglio, migliora la fertilità del suolo, ha un ruolo fondamentale, ha un ruolo importante nella cosiddetta ISR, cioè la resistenza sistemica indotta, e quindi aiuta la pianta a migliorare la propria risposta agli attacchi dei patogeni attraverso lo stimolo della produzione di due mediatori che sono l'etilene e l'acido giasmonico. Quindi l'attività della microflora del terreno è molto importante, però sappiamo che i prodotti chimici di sintesi e purtroppo soprattutto i derivati rameici interferiscono in modo importante, spesso in modo negativo, con la microflora utile del terreno. I derivati rameici sono degli ottimi fungicidi, sono gli unici battericidi o batteriostatici che abbiamo a disposizione.
e proprio per questo hanno un'attività non soltanto sui patogeni della pianta, ma possono avere un'attività anche sulla microflora utile del terreno. E poi se io faccio molti passaggi, molti trattamenti, rischio di compattare il suolo e questo, la compattazione del suolo deprime notevolmente l'attività della microflora. Quindi l'obiettivo di ridurre il numero di trattamenti, quindi il numero di passaggi, quindi la compattazione del suolo, sono una serie di discorsi connessi tra di loro che hanno come obiettivo fondamentale la salvaguardia della microflora utile presente nel terreno, perché questo è quello che dicono quello che presento in questa slide, è quello che dicono le norme generali per la viticoltura integrata, le norme tecniche generali per l'agricoltura integrata meglio, perché SQNP non è soltanto una certificazione che riguarda la viticoltura, e dicono esattamente questo, al punto 2 delle norme generali, e poi al punto 4 delle norme culturali, si ribadisce, si sottolinea questo concetto, che la biodiversità, e quindi anche la biodiversità del suolo, contribuisce a ridurre l'uso delle sostanze chimiche, perché migliora la resistenza della pianta, salvaguardando gli organismi utili, eccetera, e quindi tutela la fertilità del terreno, per cui era necessario andare in questa direzione. Dicevo prima, noi abbiamo portato le aziende ad essere pronte per la certificazione viva. E il sistema di certificazione viva dà una grossa importanza al suolo. Infatti, dà una grande importanza alla sostanza organica presente nel suolo, che è l'alimento, diciamo così, della microflora utile, dà una grande importanza, dà una valutazione della concimazione anche minerale, dà una valutazione del tipo di copertura del suolo, del tipo di gestione del suolo e dà una valutazione importante alla compattazione del suolo. Quindi il compattamento è visto come un elemento fortemente negativo per quanto riguarda la gestione del vigneto. E questa è una schermata di un'azienda che ha fatto la certificazione viva e come vedete sono i trattamenti quelli che influiscono in modo pesante da questo punto di vista, perché il numero più grande di passaggi che io faccio nel vigneto lo faccio con le macchine per i trattamenti. È vero che l'impolveratore per lo zolfo è una macchina tendenzialmente normalmente leggera ed è un tipo di attività molto veloce all'interno del vigneto, quindi il compattamento è inferiore, ma quando io entro nel vigneto con un'attrezzatura di questo genere, beh, è chiaro che questa è un'attrezzatura di una delle aziende coinvolte nel progetto, ma è un'attrezzatura molto comune, molto diffusa, cioè un trattorino con le quattro ruote isodiametriche e un atomizzatore trainato. Ma un cantiere di questo genere pesa 3-4 tonnellate, 30-40 quintali. Quindi se io passo 10 volte con un cantiere di questo genere, è chiaro che il compattamento del suolo diventa decisamente importante, diventa questione di semente grave. Se poi mi capita un'annata come è stato il 2023, come diceva il professor Capri prima, io parlerò soprattutto del Piemonte, però anche in Piemonte abbiamo avuto situazioni molto molto diverse tra di loro. Nella zona delle Langhe del Roero, in cui c'erano aziende coinvolte nel progetto, quest'anno tra il mese di maggio e il mese di giugno sono caduti più o meno tra 300 e 350 mm di pioggia. Nella zona di Nizza Monferrato, la zona della Barbera, la zona dei Colli Tortonesi che erano coinvolti nel progetto, è piovuto molto molto meno. Addirittura nella zona di Nizza Monferrato siamo arrivati a situazioni subdesertiche quasi. Quindi se ne faceva già cenno la volta scorsa con il professor Gatti. Per cui le differenze ci sono, è vero, però la gestione del suolo comunque resta uno dei parametri fondamentali. Perché i cantieri fatti come questo sono fortemente impattanti sulla qualità, su quello che noi possiamo fare per il terreno. Quindi ridurre il numero dei passaggi è sicuramente uno dei punti fondamentali. Ridurre o migliorare le strategie di intervento, questo è l'altro passaggio fondamentale. Tutti gli standard di cui stiamo parlando, da partire dall'SQNP, quindi a partire dalla lotta integrata,
sia lo standard IVA, eccetera, comunque hanno sempre dei riferimenti, fanno sempre riferimento alla ormai vecchia direttiva 128 del 2009. Però, questo resta un punto fondamentale, perché da questa direttiva, da cui discende il PAN e tutte le altre cose, all'articolo 1 dice esattamente questo, dice la presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi, con questa bruttissima traduzione. Che però è questa che rimane nella direttiva, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci e tecniche quali le alternative non chimiche ai pesticidi. Quindi questo è un punto fondamentale. Non è soltanto per chi fa poi una certificazione, questo è un passaggio che deve essere ormai attuato da tutti quanti. Per fare questo è chiaro che non possiamo fare dei salti nel buio, dobbiamo fare un'attività che ci porti a ridurre il numero dei trattamenti, quindi il numero dei passaggi, che ci porti a migliorare le strategie di distribuzione dei fitofarmaci. Per fare questo, dicevo, abbiamo bisogno di strumenti e non possiamo fare un salto nel buio. Strumenti di monitoraggio che ci aiutino a valutare in modo corretto la situazione fitosanitaria delle coltivazioni. Questo è un altro punto sottolineato, messo bene a fuoco dalle norme generali di viticoltura integrata, insomma, quelle che poi portano sono la base per la certificazione SQNP. Noi in questo progetto Vita che abbiamo portato avanti questi 3 anni in Piemonte, avevamo tra i vari partner anche Porta, che è un ex spin-off dell'Università Cattolica di Piacenza, che ha fornito le centrali meteorologiche e ha fornito gli strumenti di supporto decisionale, che sono strumenti di monitoraggio essenziali, a partire dalla centralina meteorologica. La centralina meteorologica è uno strumento essenziale, anche quando noi non facciamo uso di uno strumento più sofisticato, come potrebbe essere un DSS, perché abbiamo bisogno di conoscere la quantità di pioggia caduta. Anche se facessimo riferimento alla vecchia, con tutto rispetto, ma ancora attuale, regola dei 3-10 per quanto riguarda la decisione sulla partenza della difesa antipronosporica, dobbiamo sapere se effettivamente i 10 famosi 10 mm sono caduti o comunque una pioggia bagnante è caduta. Devo sapere se questi 10 mm sono caduti in un'ora o sono caduti in 3 giorni, perché l'intensità della precipitazione decide della formazione degli schizzi, quindi della possibilità che i propagoli di peronospora, ad esempio, possano raggiungere le prime foglie, le foglie più basse. L'umidità relativa è un parametro importante, è uno dei due parametri insieme alla temperatura che definisce la lunghezza del periodo di incubazione della peronospora. Sempre restando anche soltanto in strumenti empirici, come era la regola dei 3-10, come è la regola del 50, insomma, che dice che c'è rischio di infezione per quanto riguarda la peronospora se la moltiplicazione tra le ore di bagnatura e la temperatura è superiore a 50. È chiaramente un approccio molto empirico, però può già darci un'idea della situazione, ma è chiaro che devo conoscere i due parametri. Quante ore sono quelle di bagnatura e qual era la temperatura durante queste ore di bagnatura per poter fare il calcolo. Quindi la stazione meteorologica è diventata in questi anni uno degli strumenti importanti che l'agricoltore ha e dovrebbe avere a disposizione per gestire le sue strategie di difesa all'interno del vigneto. Fortunatamente in Piemonte già a partire dalla 2078 del 92, la Regione Piemonte ha costruito una rete importante di centrali di meteo che poi via via si è ingrandita, sono entrate reti private, eccetera, e ormai abbiamo una vasta capacità di monitoraggio delle singole aree, grazie appunto a questi strumenti meteorologici. Però dicevamo, il nostro obiettivo non era semplicemente questo, perché non era semplicemente affidarci allo strumento meteo per dire fai il trattamento. Questo lo fanno già egregiamente le organizzazioni professionali che distribuiscono i loro bollettini fitosanitari. Quindi volevamo fare qualcosina in più, volevamo andare avanti, migliorare, come dice il titolo del webinar di oggi,
la sostenibilità complessiva della difesa. E quindi abbiamo utilizzato anche il DSS. Il DSS è uno strumento, supporto, è uno strumento di supporto decisionale che da questo punto di vista, in quest'ottica, è estremamente utile. Estremamente utile perché ci permette di intervenire nel momento più opportuno e quindi, non tutti gli anni necessariamente, però nella maggior parte dei casi ci permette anche di ridurre il numero dei passaggi perché evitiamo i trattamenti inutili. E questo è il punto fondamentale, insomma. Poi è vero, ci supporta nella valutazione del rischio, ci aiuta nella scelta dei principi attivi, ci dà un'altra informazione importante che è la stima della durata della copertura del prodotto che abbiamo utilizzato, tiene il conteggio del rame, quindi però questo primo punto, questo che ho evidenziato in giallo, è fondamentale perché io devo arrivare lì, devo arrivare a ridurre il numero degli interventi se voglio razionalizzare. E il DSS, dicevo, da questo punto di vista è estremamente utile perché il DSS ci va a coprire delle fasi che per noi sono nascoste. Ad esempio, per quanto riguarda la peronospora, io non so, non ho nessuno strumento per valutarlo direttamente, come stia andando durante l'inverno la maturazione e l'evoluzione dell'inoculo delle oospore. Non so quando comincia la germinazione delle oospore, quindi la liberazione dei propagoli che possono infettare, non so come stia andando questa fase, perché non ho gli strumenti per conoscerla. Il DSS ci copre questa fase su base modellistica, naturalmente. Noi utilizziamo il DSS che ci ha fornito Orta, quindi vite.net, che è un punto di riferimento importante nel panorama dei DSS oggi disponibili sul mercato. E questo ci copre le fasi che non possiamo vedere. E quindi ci aiuta moltissimo nella gestione successiva dei trattamenti, perché chiaramente sono proprio queste fasi, quelle che noi non vediamo, che se gestite in modo corretto, in modo opportuno, possono permetterci di risparmiare sul numero di trattamenti. Questo è molto chiaro, secondo me. Questa è una delle schermate che mi fornisce il vite.net. Questa è relativa al 2023. Come dicevo prima, a partire dal 1º maggio 2023, nel Piemonte sud-occidentale, tra maggio e giugno sono caduti quasi 350 mm di pioggia. E nella prima parte di maggio è piovuto moltissimo. Però, come si vede dal grafico, la prima infezione primaria, questo è l'andamento delle infezioni primarie, la prima infezione primaria è partita dopo il 25 di maggio. Questo vuol dire che tutti i trattamenti che sono stati fatti prima erano inutili. Si potevano tranquillamente risparmiare. È chiaro, se io non ho uno strumento che mi aiuta in questo senso, non ce la faccio a gestire con sicurezza questa fase. Però, se io ho uno strumento che mi aiuta con un DSS e chiaramente non si esclude mai la funzione del tecnico, il tecnico deve camminare in mezzo ai filari, deve andare a vedere se quello che dice il modello è vero, perché appunto stiamo parlando di un modello, quindi ragioniamo su base modellistica. Devo andare a verificare che il modello si stia muovendo correttamente, però mi può dare una grossissima mano, perché se io integro le due informazioni, quella che mi dà il modello e quello che vedo nel vigneto, io posso effettivamente risparmiare moltissimo, soprattutto nelle prime fasi. Questo è quello che abbiamo visto nelle primissime fasi. Ormai non so chi tra di voi lavora in Piemonte, ma chi lavora in Piemonte lo sa. Ormai non dico che possiamo andare al mare nel mese di maggio, ma negli ultimi 10-15 anni, nella maggior parte dei casi, quando abbiamo visto la peronospora, l'abbiamo vista giù. Prima, spesso non si vedono neanche i primissimi segni delle infezioni primarie. Quindi avere uno strumento che mi aiuta in questa direzione è estremamente utile. Poi, come si diceva prima, lo strumento mi tiene conto anche della qualità di rame che ho utilizzato. Questo potrei farlo anche da solo, onestamente. Però, sa, come succedeva a me in questi 3 anni, se ho
tante centraline da controllare, tanti DSS da controllare, tanti vigneti da controllare, è chiaro che avere uno strumento che fa lui i conti mi è molto utile, soprattutto se stiamo seguendo una strategia di tipo biologico. Giriamola come vogliamo, ma in questo momento il rame non è completamente sostituibile. In un'annata come il 2023 il rame non è sostituibile. Chi l'ha fatto? Abbiamo letto tutti in questi mesi di aziende che hanno rinunciato per motivi ambientali alla difesa con rame per non inquinare, eccetera, eccetera. Va benissimo, ma il viticoltore medio si nutre del vigneto, di conseguenza non posso arrivare alla fine senza produzione. Devo salvaguardare la mia produzione. Quindi in questo momento il rame non è completamente sostituibile. Posso ridurne moltissimo il dosaggio. Questo sì. E tenere conto di quello che ho utilizzato finora in modo preciso e sapere quanto ho ancora a disposizione, come posso muovermi, eccetera, e impostare le strategie di conseguenza, sicuramente è estremamente utile ed è un'altra delle attività che abbiamo portato avanti, ma non soltanto per la peronospora, anche per quanto riguarda l'olivio. È vero che esistono anche qui regole empiriche, eccetera, 150 giorni dal germogliamento, il 90% delle ascospore svernanti sono mature, però se ho uno strumento che sempre su base modellistica, però mi dà un'idea molto più chiara, molto più precisa in funzione dell'andamento dell'annata di cosa sta succedendo, è chiaro che questo è estremamente utile per gestire in modo corretto la mia strategia di intervento. Poi lo ripetiamo per l'ennesima volta, questo è uno strumento di supporto decisionale. Non decide nulla, decide l'operatore chiaramente, però mi aiuta moltissimo nelle mie decisioni. Poi io chiaramente devo entrare in campo, devo andare nel vigneto, devo andare a verificare se la malattia c'è oppure no, e su questa base poi decido, però lo strumento mi dà delle indicazioni estremamente utili. Questo è un esempio, sempre il 2023. Il DSS mi dà un'indicazione di rischio molto alta già a partire dalla metà di aprile, per quanto riguarda l'olivio. Vado a verificare. Vado a verificare, e questa è una stazione di Lamorra, in Piemonte, nella zona del Barolo. Vado a verificare, l'olivio non c'è nessun sintomo, neanche i più nascosti sulle foglioline. Come ben sapete, ci sono sempre le piante testimone per quanto riguarda l'olivio che si ripetono sempre uguali tutti gli anni. Se non c'è nulla, io non intervengo. Quindi è vero che la prima infezione mi viene segnalata al 19 di aprile, è però anche vero che io sono intervenuto dopo le piogge del 1º maggio. Quindi perché dovevo intervenire per la difesa antipersona sporica? Quindi l'andare in campo, l'andare a verificare direttamente se l'indicazione che mi dà il DSS è pienamente corretta e mi permette di risparmiare moltissimo sui trattamenti. In questi anni l'abbiamo verificato, insomma, perché vedete che è la stessa slide di prima, ma ho aggiunto un'ultima frase in fondo. Se io riduco il numero dei passaggi, riduco la compattazione. Se io riduco il numero dei passaggi, riduco la quantità di sostanze che ho distribuito nel mio vigneto. E anche nel caso del rame, soprattutto nel caso del rame, questa è una strategia estremamente importante, sempre il nostro trattorino. Ad esempio, questi sono i 3 anni di prova, questo è il 2021. Nel 2021, ce lo ricordiamo, il 2021 ha avuto la gelata di inizio aprile che ha rallentato moltissimo lo sviluppo delle piante, quando non ha fatto danni pesanti. Poi però, dopo questo periodo freddo in cui la vita ha rallentato molto, le piogge cadute nel mese di maggio sono state molto al di sotto delle medie stagionali. E di conseguenza abbiamo potuto risparmiare. La vita andava piano, siamo arrivati con la fioritura della vite nel 2021, addirittura a fine maggio, inizio giugno, che erano un po' di anni che non succedeva. E quindi siamo riusciti ad evitare i primi trattamenti, quelli delle prime settimane di maggio. Poi nel 2021 è stato il primo anno con temperature molto elevate, già a partire dal mese di giugno,
siamo riusciti ancora ad evitare qualche trattamento durante l'estate. Quindi alla fine il risparmio rispetto al 2019-2020 l'abbiamo notato, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito. Nel 2020, questo è l'andamento del 2021. In blu è la media degli ultimi 30 anni e in verde è la piovosità del 2021. E come si vede, aprile, maggio, giugno, luglio, ad agosto addirittura zero, quasi. Qui siamo nell'Albese. La piovosità è stata molto più bassa, quindi ci ha permesso tutto questo, collegato al ritardo iniziale della vite, di risparmiare qualche trattamento rispetto agli standard. Nel 2022, uguale, se andiamo a verificare l'andamento della piovosità, in realtà sembrerebbe un'annata molto piovosa, ma il 2022 ce lo ricordiamo tutti. È sempre l'azzurro è lo standard degli ultimi 30 anni e invece il giallo è l'annata 2022. È vero che nel mese di maggio siamo stati sulle medie stagionali, nel mese di luglio siamo stati sopra, ben oltre le medie stagionali, ma questi erano temporali molto localizzati e di conseguenza in alcune zone non si è vista la pioggia. Nella zona del nostro capofila, del Consorzio dei Colli Tortonesi, nel 2022 abbiamo avuto 100 giorni in alcune stazioni senza vedere una goccia di pioggia, quindi è stato un periodo estremamente difficile. Nonostante questo, siamo riusciti a risparmiare sia per quanto riguarda la Tronospora che per quanto riguarda l'Oïdio. Anche se maggio è stato piovoso parecchio, comunque, come si diceva prima, la Tronospora tende a partire sempre in ritardo e di conseguenza qui abbiamo risparmiato. E poi durante l'estate lo scoppio del caldo ci ha dato una grossa mano per risparmiare, soprattutto sui trattamenti rameici e sui trattamenti antiperonosporici. Il 2023, l'abbiamo già detto, è stata un'annata decisamente anomala, con alcune zone in cui non è piovuto praticamente niente durante l'estate o quasi niente, altre zone in cui è piovuto tantissimo, molto più di quello che è piovuto negli ultimi 30 anni, anche in annate molto, qui siamo sempre nell'Albese, anche in annate molto piovose. Nella memoria di quasi tutti, insomma, il 2018 è stata un'annata molto piovosa. Ma il 2023, l'ultimo del grafico, è stato decisamente molto più piovoso, ma più piovoso anche del 2014, che è stata un'annata lunga, tardiva, fresca, eccetera. Anche il 2022, insomma, il mitico 2022, che tutti ci ricordiamo come la peggiore annata degli anni 2000, è stato al di sotto delle piovosità del 2023. Quindi è stata un'annata decisamente molto particolare. Nonostante questo, dicevo, rispetto al nostro standard, che erano i riferimenti più vicini, 19 e 20, siamo riusciti a risparmiare anche qui qualche trattamento, anche nelle prime fasi, grazie all'utilizzo del DSS. Dicevo, quindi, uno degli obiettivi era questo, cercare di risparmiare riducendo il numero dei passaggi. Questo ci migliora il compattamento, ma ci migliora anche nell'ambito delle valutazioni di sostenibilità, ci migliora l'impatto di impronta carbonica, ci migliora un sacco di fattori che dobbiamo prendere in considerazione. Quindi, uno, la riduzione dei passaggi, due, la riduzione delle sostanze chimiche che utilizziamo, cercando di fare delle scelte poco impattanti dal punto di vista ambientale o le meno impattanti possibili dal punto di vista ambientale. E quindi qui abbiamo cercato di fare veramente un passo in più rispetto alla normale assistenza tecnica. Cioè, naturalmente stiamo parlando di aziende a conduzione integrata, aziende che abbiamo portato tutte alla certificazione SQNP. E quindi il nostro riferimento erano le norme tecniche nazionali, le norme tecniche regionali per quanto riguarda l'agricoltura integrata. Però nell'ambito di questo elenco di prodotti abbiamo cercato di scegliere. E quindi se non è strettamente necessario, un prodotto come gli inibitori della sintesi degli ergosteroli, gli antioidici, non lo utilizziamo perché è un prodotto candidato all'ostituzione.
E quindi se è candidato all'istituzione vuol dire che tanto bene all'ambiente non fa e quindi cerchiamo di non utilizzarlo. Nell'ambito dei prodotti che sono disponibili, possiamo fare delle scelte, questa è la questione che ci siamo posti. Sì, le scelte le possiamo fare, possiamo ragionare sul tipo di prodotto che stiamo utilizzando. Questo è un esempio di quello che abbiamo fatto. Allora, io prendo in considerazione una serie di prodotti che sono tutti più o meno considerati prodotti di copertura. Benissimo. Quale scelgo? Beh, la metoclopramina non è un cattivo prodotto, anzi, però ha una tossicità per gli organismi acquatici che è alta. È vero che è poco persistente nell'ambiente, è vero che non è tossico per le api, però per gli organismi acquatici ha una tossicità alta, quindi se sono in prossimità di corpi idrici è meglio che non lo utilizzi. Il Folpet è un prodotto che conosciamo ormai c'era già quando non eravamo ancora neanche nati, ma la tossicità per l'uomo è alta e quindi se lo posso evitare è meglio. Il Dithianon ha una tossicità importante per gli organismi acquatici e poi ha una persistenza più lunga rispetto agli altri nell'ambiente, nel suolo. E allora Cyazofamide e Zoxamide hanno i profili migliori e quindi potendo scegliere. Io scelgo questi due, magari prima il Cyazofamid perché il prodotto commerciale contiene anche i fosfonati, ci arriviamo dopo ai fosfonati, e quindi è meglio utilizzarlo nelle prime fasi di sviluppo della pianta. La Zoxamide ha un'attività invece secondaria importante anche contro la botrytis, quindi magari nelle fasi che vanno verso la chiusura del grappolo e l'invaiatura potrebbe essere la scelta migliore. E in questo modo copro una grossa fetta della stagione, facendo una scelta anche sostenibile dal punto di vista ambientale. Ci sono invece casi in cui la scelta diventa molto difficile. Ad esempio, questi sono tutti prodotti cisotropici o traslaminari. È difficile scegliere in questo caso perché tutti hanno qualche problema che non va. Quindi, se mi capita un 2023 in cui veramente sono in grandissima difficoltà, in cui abbiamo avuto in molte zone una settimana intera di giugno in cui non siamo riusciti ad entrare in nessun modo nel vigneto, beh, allora certo, so che il Dimetomor fa un'ottima attività antisporulante, posso andare in quella direzione. Ma se mi capita un 2022, ma anche un 2021, in cui non è strettamente necessario andare in questa direzione, visto che questi prodotti hanno un profilo non favorevole, io cerco di evitarli, proprio per fare delle scelte più sostenibili dal punto di vista ambientale. Oppure, come dice torniamo lì alla vecchia direttiva 118, sempre all'articolo 1, vado a cercare alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari. Un esempio molto semplice. I fosfonati sono prodotti che hanno un profilo tossicologico estremamente favorevole. I fosfonati sono meno tossici del sale da cucina, hanno un profilo fantastico, però hanno una persistenza lunghissima nel terreno. I fosfonati durano mesi nel terreno e durano anche parecchi mesi nel terreno. Chi fa viticoltura biologica lo sa, quest'anno ci sono stati moltissimi problemi di residui da fosfonati, da fosetil, diciamo, perché questo è quello che viene cercato, nelle foglie e addirittura in alcuni casi nel grappolo. Perché? Perché questi prodotti è vero che hanno un profilo estremamente favorevole dal punto di vista tossicologico, ma sono molto persistenti. Sono molto persistenti nell'ambiente, sono molto sistemici, si muovono molto bene sia in senso acropeto che basipeto all'interno della pianta e quindi la pianta li può assorbire. Per cui se io ho un inquinamento esterno e quest'anno purtroppo siamo stati costretti a fare molti trattamenti, se ho un inquinamento esterno è chiaro che poi questo inquinamento corro il rischio di portarmelo fino alla fine. Allora, chi fa viticoltura integrata, anche nel rispetto di chi fa viticoltura biologica, se possibile, non usa questo tipo di prodotti o se è costretto ad usarli perché l'annata è particolarmente sfavorevole, lo fa nella prima fase, lontano, molto lontano dalla raccolta, e poi,
quando le situazioni migliorano e comunque ci si avvicina verso l'invaiatura o dalla chiusura Gapolo in poi, faccio altre scelte. O dei prodotti naturali, come i derivati del chitosano o i derivati delle alghe, come la lamina rina, che hanno un profilo estremamente favorevole, che sono dei buoni, certo non paragonabili, ma buoni induttori di resistenza e che quindi mi possono dare una grossa mano, non soltanto contro la peronospora, come fa il fosfonato di potassio, ma anche contro l'oidio, in particolare la laminarina e i derivati del chitosano. Quindi le scelte che posso fare sono decisamente importanti. Scelte un pochino più difficili, chiaramente, sono quelle che io posso fare nell'ambito dell'agricoltura biologica, abbiamo detto. Qui ho pochissimi margini di spostamento e in questo pochissimo margine di spostamento che ho, però devo cercare in qualche modo di agire. Devo cercare di muovermi e, se possibile, fare delle scelte estremamente sfavorevoli. Ci è spiaciuto, insomma, mi è spiaciuto un po' che nell'incontro finale che abbiamo fatto a Tortona si è venuto fuori anche questo, che abbiamo seguito un po' poco le aziende bio. In realtà abbiamo seguito molto le aziende bio, perché abbiamo cercato di far ridurre i quantitativi di rame che venivano distribuiti. È possibile fare questo? In qualche misura è possibile. Partiamo dalla parte facile. Non abbiamo nessun problema per quanto riguarda l'oidio, abbiamo pochissimi problemi per quanto riguarda l'oidio. Lo zolfo ha un profilo molto favorevole, lo possiamo usare quasi sempre. Negli ultimi anni gli enologi hanno cominciato a lamentarsi per quanto riguarda gli odori che possiamo portarci in cantina con lo zolfo e via di questo passo, benissimo, però resta un profilo molto favorevole. È chiaro che se sto parlando di zolfo bagnabile, perché se sto parlando di zolfo in polvere, il discorso diventa un pochino complesso. Molte zone viticole italiane, l'enoturismo sta diventando molto importante e il povero turista, il povero ciclista che si trova a passare vicino ad un vigneto in cui si sta facendo un trattamento in polvere di zolfo, è chiaro che non sta tanto bene, insomma, ecco. Avrà qualche problemino almeno agli occhi per qualche giorno. Sicuramente per l'operatore gli zolfi che contengono sostanze terpeniche, quelli profumati, diciamo così, che in questo 2023 abbiamo utilizzato anche parecchio perché sono più persistenti sulla foglia, sono meno dilavabili, però sono irritanti per l'uomo, quindi se posso non li scelgo. Il bicarbonato di potassio invece ha un profilo estremamente favorevole. Il bicarbonato di potassio è un ottimo antioidico. Possiamo paragonarlo allo zolfo per quanto riguarda l'efficacia. Lo usiamo troppo poco, insomma. È vero che è meno persistente, è vero che è facilmente dilavabile, però se le condizioni sono favorevoli all'oidio, quindi con bassa piovosità, questo è un ottimo sostituto dello zolfo e di qualunque altro prodotto antioidico, con un impatto ambientale bassissimo. Più basso, molto più basso dell'olio di arancio dolce. L'olio essenziale di arancio dolce, anche questo è un ottimo prodotto, con un'attività, uno spettro di attività molto ampio. Andiamo dal blocco delle giovani macchie di peronospora al blocco dell'attività dell'oidio, ha un'attività importante anche contro le neanidi delle cicaline, degli insetti, eccetera, però ha una tossicità alta per gli organismi acquatici e quindi, se non è strettamente necessario, se non devo utilizzarlo perché ha attività contro le neanidi dello Scaphoideus o perché mi deve bloccare un'infezione che mi è scappata, io lo evito e vado avanti con bicarbonato. Diciamo prima, la questione grossa però per quanto riguarda l'agricoltura biologica è l'utilizzo del rame. Il rame non è sostituibile. In condizioni difficili il rame non è sostituibile. Io posso utilizzare propoli, posso utilizzare olio d'arancio dolce, posso utilizzare quello che voglio, ma se la peronospora picchia secco e non utilizzo rame, le mie possibilità si riducono, di portare a casa il raccolto si riducono enormemente. Però posso lavorare qua, questo l'abbiamo già visto prima. Quest'anno, 2023, piovosissimo, questa è una stazione di Lamorra, dicevo prima. E beh, qui la peronospora, l'infezione, la prima infezione primaria è partita il 25 di maggio. Tutto il rame che si è usato prima era sprecato, finito a terra a far del danno. Quindi
l'utilizzo di un DSS, il buon utilizzo di un DSS e un buon controllo del vigneto possono darmi una grossa mano, soprattutto nelle fasi iniziali, per ridurre i quantitativi di rame. Poi, naturalmente, se l'estate è favorevole, come è stata il 2023, come è stato il 2022, eccetera, allora poi nelle fasi finali posso risparmiare tantissimo per quanto riguarda il rame. Se non sono sfortunato che mi arriva la grandine, posso veramente risparmiare molto per quanto riguarda i prodotti rameici. Vi faccio vedere i risultati molto rapidamente, poi così chiudo. Faccio vedere i risultati di prove che abbiamo fatto nel 2020 e nel 2021 qui in Piemonte. Allora, la tesi 3 è la tesi di riferimento, quindi una tesi bio normale con trattamenti tutte le volte che piove, che il mio prodotto viene dilavato, ripristino la copertura e faccio il trattamento. Quindi, diciamo, praticamente un trattamento a calendario. Oppure, se sono uno che utilizza il DSS, tutte le volte che mi dà un'indicazione di rischio, io vado a trattare. La tesi 4 invece è una tesi in cui utilizzo sapientemente il DSS, nel senso che ci metto insieme la verifica di campo. E allora, nel 2020, che è stata nelle fasi iniziali, soprattutto un'annata piovosa, un'annata difficile dal punto di vista della peronospora, comunque abbiamo risparmiato due trattamenti. E siamo scesi da 4,8 chilogrammi di rame per ettaro a 4, e come vedete a sinistra, noi non utilizzavamo dosaggi alti di rame, utilizzavamo 400 grammi per ettaro di rame, che è difficile starci dentro, perché se noi facciamo una certificazione SQNPI e quindi siamo certificati, e quindi ci viene in azienda un certificatore, una delle prime cose che vengono controllate è proprio la rispondenza a quanto c'è scritto in etichetta. E non ci sono molti prodotti rameici che mi permettono di stare sotto i 400 grammi per ettaro di rame per trattamento. Quindi è già una dose quasi limite questa. Nonostante questo, siamo arrivati a 4,8 kg di rame nel 2020, in una tesi, in una serie di trattamenti, in una strategia a calendario. Nel 2021, all'annata più favorevole, abbiamo risparmiato due trattamenti rispetto al 2020, ma siamo comunque arrivati a 4 kg. Nel 2021 invece, l'annata favorevole, utilizzando bene le indicazioni del DSS e le verifiche di campo, siamo passati a 6 trattamenti, quindi siamo arrivati a 2,4. Per cui è un risparmio notevole. Nell'ambito dei 4 kg per ettaro all'anno o dei 12 kg in 3 anni, noi abbiamo messo parecchio fieno in cascina per gli anni successivi. Quindi, insomma, ci siamo comportati bene, insomma, nel 2021, abbiamo avuto dei buoni risultati. Vabbè, sì, però la centralina meteo non è che mi copre tutto il vigneto e quindi magari qualcosa mi sfugge, non mi posso fidare completamente. Benissimo, non ti vuoi fidare completamente? La tesi 2. I primi due trattamenti, comunque, noi li abbiamo fatti solo con propoli, non abbiamo utilizzato rame, abbiamo sempre fatto 12 trattamenti come nella tesi 3, però noi ne abbiamo fatti i primi due solo con propoli. I quattro successivi, vedete, li abbiamo fatti con propoli più idrossido di rame. Idrossido di rame perché il coccide Opti e poco altro ci permettono di stare, rispettando l'etichetta, a 300 grammi per ettaro di rame. In questo modo anche nel 2020 siamo arrivati a 3,6 kg e nel 2021 siamo arrivati a 2,7 kg. Quindi abbiamo risparmiato notevolmente anche dal punto di vista del rame. Non abbiamo risparmiato sui trattamenti, ma abbiamo risparmiato in modo importante dal punto di vista dell'utilizzo del rame. Certo, la cosa che mi si potrebbe dire è questa, certo, sì, però facci vedere com'è andato veramente il risultato, cioè queste cose hanno funzionato o meno? Sì, hanno funzionato. Questo è l'attacco di peronospora sulle foglie nel 2020 e nel 2021. Nel 2020 qui l'attacco è stato importante, vedete, avevamo quasi il 70% di foglie colpite, comunque un 25% di superficie fogliare colpita, tutte le tesi hanno ridotto in modo importante la gravità dell'attacco. Poi nel 2021 naturalmente non c'era nessuna differenza. Sicuramente i 12 trattamenti di rame hanno funzionato leggermente meglio, però chi fa viticoltura biologica soprattutto sa che deve imparare a convivere con la malattia e un minimo di presenza di peronospora è accettabile. Però la differenza rispetto al testimone non trattato è veramente importante. E
come si diceva, con la tesi 4, quella che qui nel grafico è in giallo, abbiamo risparmiato due trattamenti di rame. E siamo arrivati, è vero, al limite dei 4 kg, ma siamo rimasti nei 4 kg. Nel 2000, questo invece è quello che succede con i grappoli, l'attacco importante, molto importante nel 2020 su grappolo, è stata una delle annate di attacchi gravi di peronospora larvata, la solita peronospora tardiva di fine giugno. Però il risultato è notevole rispetto al testimone non trattato, per tutte e tre le tesi, sia per quella che naturalmente fa 12 trattamenti con rame, ma anche per quella che ne fa solo 10. E nel 2021 il risultato è decisamente buono, quindi è possibile muoversi risparmiando sia dal punto di vista dei prodotti chimici da utilizzare, sia per quanto riguarda il numero dei passaggi, di conseguenza compattazione del terreno e via di tutto passo. Io concluderei qua, mi fermo, così se ci sono delle domande a cui devo rispondere sono a disposizione. Grazie mille Matteo. Allora, adesso ricordo a tutti quanti voi che potete mandare delle domande, è molto semplice, che sarà da cellulare o da computer, quindi scriveteci pure. Intanto io vi condivido in chat il link per iscrivervi alla nostra pagina YouTube, al nostro canale YouTube, dove troverete poi le registrazioni di tutti gli altri eventi. E anzi, adesso se mi date un secondo, che adesso vedete il mio schermo, potete anche scansionare il QR code che trovate appunto qui proiettato, lo scansionate e vi manda direttamente alla nostra pagina. Io vi ricordo anche che lunedì prossimo, alla stessa ora, ci sarà l'ultimo dei webinar. Adesso vi condivido in chat invece il link per iscrivervi. Quindi, e in particolare, il prossimo webinar si parlerà del manuale di sostenibilità per le aziende viticole, quindi rientra sempre nel percorso dell'ecoresilienza viticola, rientra sempre in questo progetto che abbiamo creato assieme appunto all'Università Cattolica del Sacro Cuore con il coordinamento di Capri. E se volete, cliccando su quel link potete iscrivervi e trovate tutte le informazioni aggiuntive. Io, Ettore, ti lascio le domande. Sì, So che non sei venuto grazie. per uno, te ne giro altre su WhatsApp. Grazie, sì, ma io già ne ho selezionati un paio. Perfetto, Prima di tutto, non vorrei praticamente che poi, perché poi un paio che le sento anche un po' appropriate e proprio a me. Allora, la prima domanda è sicuramente sì, anche un po' provocatrice, provocatoria, perché. Allora, netta la domanda del collega che ha scritto, dice, ma allora a questo punto, sulla base di quello che hai detto, Matteo, è proprio essenziale l'uso del DSS per la lotta alla peronospora? E qui secondo me si apre anche l'argomento di quanto utilizzare questi sistemi digitali, no, come supporto alle decisioni, perché poi le decisioni le prende qualcun altro, ma anche qualcun altro, che io dico sempre l'uomo, deve guardare bene in faccia ai grappoli, in faccia alle piante prima di utilizzare, no? L'informazione digitale e applicare poi, oltre all'osservazione, quella che è la sua esperienza e conoscenza, che un bravo agricoltore, no? Deve conoscere molto bene la sua terra e le sue piante. Allora è così essenziale? Ma sicuramente, no, io nella presentazione non ho detto che fosse essenziale, ho detto che è sicuramente molto utile. È sicuramente molto utile, o quantomeno, certo, non sto chiedendo a tutte le aziende di dotarsi di un DSS naturalmente, perché poi i DSS sono purtroppo, almeno fino ad ora, abbastanza costosi. Quindi per un'azienda di piccole dimensioni sono sicuramente impegnative, però i tecnici delle organizzazioni professionali fanno sicuramente riferimento ai DSS quando emettono i loro bollettini, proprio perché, come dicevo durante la presentazione, il DSS ci dà una grossa mano, ci dà una grossa mano perché va a coprire delle fasi che noi non conosciamo. Poi, l'ho sottolineato, forse non sono stato abbastanza chiaro, ma lo risottolineo, questo è un modello. È un modello, quindi non si può prescindere dall'andare in vigneto. Ogni buon viticoltore, ogni buon agricoltore, diciamo, sa quali sono le sue piante di riferimento e sempre lì va a guardare perché lì troverà i primi sintomi e saprà come comportarsi.
Questo sicuramente è essenziale, non si può prescindere da questo, però soprattutto se lavoro in un'azienda di grandi dimensioni o se ho, mi rivolgo a chi fa il tecnico, più aziende da tenere sotto controllo, sicuramente un DSS mi dà una grossa mano, ecco, perché Ok, mi toglie un senti, po' di scusa, che... lavoro. perfetto, perfetto. E, un altro collega, con un'altra, secondo me molto interessante, anche questa domanda è relativa a un utilizzo poi diverso del DSS. A te risulta che ci sia la possibilità di utilizzare DSS per indennizzare gli agricoltori che subiscono dei danni? O meglio, se il DSS dà un'informazione sbagliata, se poi è possibile richiedere un indennizzo, soprattutto quando i DSS sono gestiti da dei consorzi. Vabbè, qui si può rivolgere al consorzio, perché come si diceva prima, il DSS è un supporto decisionale, il DSS non prende decisioni, è il tecnico che prende le decisioni, è l'operatore, quindi il responsabile è l'operatore, al limite si può rivolgere sull'operatore. Non per niente gli agronomi, come tutti i professionisti, hanno un'assicurazione. Ah, ok. Insomma, Cioè, non anche ci se sono. il DSS dà un'informazione sbagliata, poi l'applicazione è chiaramente Sì, responsabilità dell'operatore. perché Cioè, l'atto comunque, di esatto, la parte prenderlo previsionale di DSS si basa anche sulle previsioni meteorologiche e sappiamo che le previsioni meteorologiche in questi ultimi anni hanno avuto qualche limite, hanno mostrato qualche limite, insomma. per... È chiaro, le incertezze sono tali. Altra domanda che è sempre relativa al discorso... di quelle che sono, no, le applicazioni anche diverse del DSS rispetto proprio alla decisione ad effettuare quando effettuare il trattamento e quanto utilizzare. Ora il DSS chiaramente opera in un ambito di agricoltura di precisione, no? E questo ci permette anche di intervenire su una riduzione delle dosi. Ora però questa riduzione delle dosi sappiamo bene, e qui c'è un problema, cioè, che non è ancora risolto, non è detto che si possa realizzare perché è vincolato dalle GAP, quindi dalle norme di legge che poi stabiliscono le frasi e quindi le indicazioni riportate in etichetta. Tu hai, quindi a questo punto il Ho DSS perso non un pezzo serve per la della riduzione delle dosi. Come tua domanda. anche le più belle macchine di distribuzione dei prodotti fitosanitari che ci permettono di ridurre le dosi, ma poi non le possiamo ridurre. Io la risposta chiaramente già l'ho data prima, però volevo sapere, nel senso che purtroppo c'è un Sì, no, vincolo di legge che questo finché è un non grosso si... problema. Mi ricordo un incontro di qualche anno fa, in cui era presente anche un rappresentante del ministero, e quando venne fuori questa domanda, che non mi puoi penalizzare se io sto cercando di risparmiare il prodotto, lui disse che aveva l'aereo che gli partiva di conseguenza. No, Però comunque... questo effettivamente è un problema importante. Un problema importante, però oggi, come dicevo prima, ho fatto anche degli esempi, noi abbiamo a disposizione dei prodotti che ci permettono di lavorare su dosaggi molto bassi. Dosaggi molto bassi, soprattutto per quanto riguarda il rame, perché questo è un problema importante, e di conseguenza ormai questo comunque è un problema, non è un problema, questo è un dovere. L'etichetta è uno strumento importante, ma per qualunque cosa, cioè quello che dice l'etichetta della bottiglia di vino che ho là dietro, insomma, è vincolante per il produttore. Quello che dice l'etichetta del prodotto che sto usando nel vigneto è vincolante. Se andate a guardare le etichette, ci sono molte cose a cui bisognerà prestare attenzione adesso che arrivano le certificazioni SQNP, perché c'è scritto che bisogna utilizzare delle buffer zone, bisogna lasciare 20 metri dai corpi idrici, bisogna avere la siepe di protezione per le zone sensibili e via di questo passo. Quindi l'etichetta è uno strumento importante, mi aiuta ad utilizzare meglio il prodotto. Poi è chiaro che la strategia la decido io. E quindi in base alla Esatto. strategia posso fare dei risparmi importanti. Esatto. Quindi si sottolinea ancora una volta l'importanza della consulenza e della strategia che deve essere applicata dove il risultato del DSS è un complemento, un ingrediente. Benissimo, poi c'è un'altra domanda e poi dobbiamo terminare, che chiaramente, allora, non perché
Allora, per fortuna questo webinar non è che è proprio pro DSS, perché pro uomo e pro agricoltore, Agricoltore, che, agricoltore. esatto, pro agricoltore che deve osservare e agire. Però comunque uno dei colleghi la domanda l'ha fatta, dice, ma è vero che dobbiamo, non è che il dottor Monchiero sta tirando la propaganda, la BASF, ci sono praticamente che produce questi DSS che in realtà sono stati applicati in questo contesto della regione, in questo progetto. Quali Allora, sono? Può fare il nome di almeno tre produttori di DSS nazionali a cui, no? Si può metterli a confronto, a ma cui ormai, dicevo può prima, fare DSS, riferimento. noi abbiamo utilizzato vite.net perché È un Orta era partner. parte del progetto, però in questi ultimi 5 anni, credo, forse di più, sto lavorando con il DSS che sarà, credo, di prossima uscita, che si chiama Grape Vision, che ha alle spalle la Bayer francese, che è un altro strumento importante. Ci sono strumenti italiani, Agriculus, che è una società relativamente giovane, relativamente nuova, umbra, sta lavorando su suo DSS, quindi stanno arrivando strumenti importanti. Questo sarà importante anche per il mercato, perché chiaramente farà da calmiere per i costi che questi strumenti hanno. Ma come dicevo prima, lo ripeto ulteriormente, il DSS è un supporto decisionale, mi dà una mano, non è indispensabile. È indispensabile che io, se voglio fare il viticoltore, conosca il mio vigneto. Capisco benissimo che per molti viticoltori, soprattutto per chi produce anche vino, la funzione più importante in azienda sia quella di vendere il vino, questo sicuramente sì, però devo portare a casa l'uva. E quindi devo andare nella vigna, devo avere una persona che si occupa del vigneto, che sa come sta andando la situazione e che è in grado di decidere che cosa si deve fare. Poi, come al solito, più siamo e più forti siamo, no? Quindi più DSS si mettono, no? E più aumenta la storia, la raccolta dei dati, e quindi diventiamo sempre Certo. più bravi. Va bene, Matteo, grazie. Io direi, Francesco, dobbiamo tagliare le altre domande perché già siamo fuori di 6 minuti rispetto al previsto. Quindi ancora grazie, Matteo, anche Grazie per le a voi, grazie mille, risposte. No, davvero. aspetta un attimo che non abbiamo chiuso, perché poi è Francesco che chiude. No, no, sto dicendo grazie mille veramente Matteo, io ricordo a tutti quanti il prossimo appuntamento, vedo che già alcuni di voi si sono iscritti, adesso vi rimando il link per iscrivervi, quindi fatelo. Trovate poi tutte le registrazioni sul nostro canale YouTube e in teoria domani dovreste ricevere via mail comunque l'invito al webinar di domani, quindi anche se adesso non riuscite a cliccare, non avete tempo, non avete voglia di farlo adesso, domani vi arriva la mail, guardateci e Sì, iscrivetevi. Francesco, io volevo aggiungere due cose e poi chiudo che do un ultimo saluto. Sì, il manuale che verrà presentato nel prossimo webinar non è un manuale banale, perché in realtà è una sintesi di quelli che sono i disciplinari esistenti, quindi diciamo che è un binomio operativo di quelli che sono i grandi protocolli, i grandi disciplinari dei due sistemi di certificazione nazionale della sostenibilità, che è Viva ed Equalitas, e poi il relativo, chiaramente, che sta seguendo a ruota sistema nazionale del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che invece è SQNP. Quindi è già una sintesi provata, validata. Partecipate, sperando anche che poi lo applichiate in maniera tale da dare feedback che ci permettano sempre, sempre, sempre di migliorarci anche noi in quelli che sono i servizi che vogliamo fornire ai nostri produttori, al nostro grande vino italiano. Qui per adesso, quindi, do i miei saluti a tutti quanti e passo chiaramente gli ultimi saluti. Poi Francesco, li facciamo fare a Matteo? Sì, direi di sì. E stava arrivando in ritardo, perché mi sa che, come al solito, è preso principalmente con i turchi, ma e quindi lo facciamo chiudere. Ero preso con la macchinetta del caffè. Va Allora, sono arrivato. No, grazie a tutti, grazie a voi, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e speriamo di aver dato delle informazioni, ma siamo sempre a disposizione per aumentare le informazioni, quelle poche che possiamo distribuire, insomma. fantastico, allora alla prossima ragazzi, buona serata a Grande tutti e saluto buona a tutti. settimana. Buona serata a tutti. Ciao Ciao Francesco, ciao Matteo, grazie. Francesco, ciao, 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 grazie.